La frenata di Anzio ha rallentato la rincorsa poderosa della Romana, ma 13 risultati utili consecutivi sono un biglietto da visita altisonante per un San Marzano che domenica ha ritrovato la vittoria che mancava dal 6 dicembre e cerca continuità. Tre punti vitali per obiettivi diversi. In diretta dall'Academy Sports Center di Roma, buona domenica da Gabriele Cascella e benvenuti a Romana San Marzano. Parte prova ad accentrarsi il numero 2, palla a metà tra il tiro e il cross, arriva la chiusura da parte di Chiariello, non è finita perché Enrico alimenta l'azione tambureggiante della Romana con la bella conclusione da parte di Yuri Armini, non la deve toccare Cevers, palla fuori. Arriva quindi Spinosa, Armini sterzata, ottima di Yuri Armini che allarga per Ferraro, c'è spazio da quella parte per la Romana, Ferraro dentro l'area di rigore, prova ad accentrarsi, Ferraro prova a cercare luce, c'è deviazione di Kalima, la trova Cevers. Entra, scarica il destro, viene murato dalla Romana. Non è finita, Rossi continua ad alimentare l'azione offensiva del San Marzano che passa per Di Gennaro. Col mancino, a metà tra il tiro e il cross, deve alzarla in calcio d'angolo Antolini. Cioè preferisce Bacio Terracino. Bruno con il piatto verso Di Gennaro la lascia scorrere, foto di Camarà dentro l'area di rigore, si gira in un fazzoletto, solo illusione ottica del gol. Palla fuori, ma di poco. Vagnoni in mezzo a due riesce a scappare, palla dentro, perso Fiori che di tacco vede Calì che calcia e trova l'angolo basso dove Cevers non può arrivare, un flash di Aimone Calì, 13 in campionato, 1-0. Sgasa sull'out di sinistra con Succi. Enrico non ha forzato la giocata qui Succi, Fiore ha spazio per andare anche in porta, decolla Cevers che fa una grande parata sulla botta di Fiore, calcio d'angolo. Stavolta non si è lasciato sorprendere. Spinosa ha già giocato, Enrico è vicino. C'è ancora Fiore, vediamo se ci riprova. Ancora Fiore con il destro, palla alta, ma al piede caldo Fiore c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Uscito fortissimo dalla sua posizione Succi, che però sbatte ancora su un infinito Ndou. Marotta allarga verso Rafa Muñoz che mette dentro una palla tagliata dove Bacio Terracino non riesce a correggerla dentro. Carbone, Romagnoli a domestica. Ruggeri, bravissimo Ruggeri, veloce a imbucare verso Romagnoli che calcia di prima e chiude la partita. Romagnoli si toglie la maglia, 2-0 Romana. Controlla il cronometro Leonardo Salvatori, ha fischiato adesso tre volte la Romana con sudore, nervi e tanta voglia di portarla a casa. Vince una gara complicata contro il San Marzano. Grazie per essere stati in nostra compagnia e un saluto da Gabriele Cascella.